Ciao a tutte carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Allora, ieri sono passata non da Tigotà, perché io purtroppo quando faccio video dico una marea di cavolate. Prima ho detto Tigotà e poi ho detto Acquesapone. No, sono passata da un Acquesapone che si trova dalle parti di mamma, di dove abita mamma, e ho trovato questo spray a 99 centesimi. Ho preso tutte e due le profumazioni. Questo è al glicine del Giappone, super profumante, adesso vedremo. Si chiama Deodoro di Coccolatevi, è un detergente universale per superfici dure, dovrebbe profumare. Adesso andiamo a vedere. Allora, io a casa di mamma ho spruzzato quello al muschio bianco e dava di acqua fresca. Adesso vedremo questo. Detergente universale per superfici dure, Deodoro Vetri by Coccolatevi, è un detergente universale super profumante dalla formula innovativa a bassissimo impatto ambientale. Ideale per vetri e tutte le superfici dure, asciuga rapidamente senza lasciare aloni. Spruzzare direttamente su vetri e cristalli o superfici dure e passare con un panno asciutto. Allora, io voglio andare a provare sulla scrivania e vediamo se davvero profuma. Ma vabbè, dobbiamo provare, vediamo un po'. Beh, sì, profuma, si sente, il profumo è molto buono, delicato, si sente, non è allora, non ha quella profumazione invadente, forte, come l'olè, assolutamente. Però comunque il profumo si sente, non è male. Quello al muschio bianco io l'ho provato, ma non mi ha fatto impazzire a casa di mamma. L'ho soltanto spruzzato, vaporizzato per vedere se profumava. Adesso andiamo anche sui vetri, vediamo come si comporta. Questo è lo straccio che sto utilizzando in questo periodo. Vi dico subito, non mi ricordo di che straccio stiamo parlando, perché io ne apro 3000 al giorno, ma questo qua io non lo ricomprerò più. Devo andare a vedere sul mio canale, nei video che ho pubblicato da poco, insomma, che ho pubblicato recentemente. Ma questo straccio è duro, duro da strizzare, duro da maneggiare, non ha niente a che fare né con i Microjet Evolution e neanche con il Titex o con il Vileda Active Fibre. Già quello mi risulta un po' più duretto, ma questo qua non mi piace per niente. E ho anche notato che in qualche occasione mi lascia anche degli aloni, quindi non mi piace. Adesso andiamo a provare questa sono io, andiamo a provare il prodotto anche sul monitor del PC e vediamo come si comporta. Io ovviamente lo straccio lo vado a risciacquare. Bene, panno risciacquato, mi vado a lavare la faccia, ecco qua, e vediamo che cosa esce da sotto. Allora, c'è la profumazione, c'è, ma è una profumazione molto bassa, cioè, per come sono fatta io, che amo tantissimo le profumazioni a livello di olè o nuvoletta,
Questo non è che proprio. Sì, si sente, è un Mileusi che profuma, però non è a quei livelli. Io forse vi parlo di me che io sono abituata a sentire quegli odori molto persistenti, molto forti, tipo quelli che mettono le imprese di pulizia nei portoni, per intenderci. Quindi questo qua sì, profuma, ma sinceramente non è proprio una cosa che mi fa impazzire letteralmente. Questo io non lo posso assolutamente confermare perché io chiaramente lo andrò ad utilizzare, questo è logico, però non è che proprio è strabiliante come profumazione. Vabbè, adesso vado a risciacquare il panno e facciamo la prova del melone sui vetri. Vediamo, lascialoni, li pulisce, li rende brillanti, oppure, cioè, vedete, io ho pulito scrivania, monitor, la tastiera del PC. Però io il profumo già non lo sento più, cioè svanisce nel giro di istanti, quindi per me è un profumo evanescente. Non evanescente, ma molto di più. Cioè profumazione buona, però io già il profumo non lo sento più. A che cosa mi va che uno super profumante? No, non è niente profumante proprio perché rimane a malapena, proprio si sente proprio appena appena e a me non vanno bene questi odori che non sono né carne e né pesce. Comunque vado a risciacquare e vado a fare sui vetri. Eccoci qua, vado a fare sui vetri, qua dice di andare a spruzzare sulle superfici e adesso vado a pulire. No, 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 è proprio, cioè profuma lì per lì, quando lo spruzzi e lo metti sul vetro profuma, ma poi svanisce completamente. No, no. Non mi piace proprio, assolutamente. Un profumo proprio evanescente al 100%. Qua ovviamente adesso risulta bagnato il vetro. Vediamo se con asciugatura porta degli aloni, quindi io vi stoppo 2 secondi e facciamo asciugare, vediamo. Allora, i vetri si stanno per asciugare perché con lo straccio lo devo cestinare perché non mi piace proprio. Poi devo andare a vedere che straccio è perché è duro come la pietra. I vetri, diciamo che adesso sembrano belli lucidi. Si deve vedere praticamente l'effetto con i raggi del sole. Comunque vi posso dire che sono venuti bene, però io questo qua è un prodotto che io non andrò più a ricomprare perché non mi ha fatto assolutamente innamorare. Pensavo fosse non ai livelli di Olay, perché è chiaro che quello costa anche molto di più. Però pensavo di avere un prodotto veramente wow, ma sono rimasta molto delusa, quindi non lo andrò più a ricomprare. Bene, spero che questo video una volta online vi piaccia. Un bacio e alla prossima. Ciao!